primo degli arcani maggiori, anche se forse ritenerlo il primo è un po' una forzatura, è il matto. Il matto nei tarocchi junghiani ha questa rappresentazione ed è un uomo, come dice Jung, che non si cura di sé. È l'inizio e la fine. Il matto non ha dimora in questo mondo, la sua casa è nel cielo. È il sognatore per eccellenza, con un forte lato mistico. Queste sono le parole chiave identificate da Jung. Questa invece è la rappresentazione del matto nei tarocchi marsigliesi utilizzati da Jodorowsky. E si può notare immediatamente una caratteristica, cioè che il matto ha un nome ma non ha un numero. È un po' il contrario della carta della morte, no? Che è definito arcano senza nome, però ha un numero, è il tredicesimo arcano. Quindi il matto è l'unico arcano maggiore a non essere identificato numericamente. Questo perché rappresenta l'energia originaria che non ha limiti, quindi che non può essere ascrivibile all'interno di una cifra. Il matto è senza limiti, il matto è libertà totale, è follia, è disordine, è caos. Il matto è l'impulso creatore. La frase chiave del matto potrebbe essere: tutte le vie sono la mia via. Il matto non ha una direzione precisa. Il matto è il viaggio in se stesso. È energia, energia pura. Il matto cammina con passo risoluto, con le sue calzature rosse, ha questo bastone che affonda, nel terreno. Ma ci si può chiedere dove vada? Non si sa. Lui sta comunque andando. Il matto è l'eterno viaggiatore che cammina senza legami. Il matto potrebbe essere anche un pellegrino. Potrebbe essere anche una creatura completamente libera da ogni necessità, da complessi. Non ha giudizi né pregiudizi. Il matto viaggia al di là di ogni divieto. Quindi forse è il caso anche di rinunciare a qualsiasi domanda. Il chiedersi dove vada, perché lo faccia, sono domande inutili. Il matto lo fa perché lo vuole fare. È un illuminato. È colui che si fa permeare dal flusso dell'energia, da questa forza liberatoria enorme da cui si fa trasportare e trascinare lungo un percorso che può anche essere rischioso, ma al matto questo non importa. Il matto è anche un personaggio musicale, dato che i suoi abiti sono adornati di campanellini, quindi si potrebbe, diciamo, creare questa corrispondenza con quello che è il suono dell'armonia cosmica. Sulla cintura gialla ci sono anche quattro campanellini gialli che Jodorowsky immagina possano rappresentare anche i quattro semi degli arcani minori e quindi quattro ambiti dell'essere umano: le spade, l'ambito intellettuale, le coppe, l'ambito emozionale, i denari, l'ambito corporale, i bastoni, l'ambito sessuale e creativo. Inoltre c'è un animale che lo insegue, molto probabilmente è un cane, ma il matto sembra non curarsene, lui va avanti. Anzi, sembra quasi che l'animale, in questo caso probabilmente appunto un cane, lo spinga il matto in avanti, quindi voglia in qualche modo collaborare con lui. Inoltre, metà del corpo del cane si trova fuori dalla cornice della carta e questo può rappresentare, ad esempio, il passato, un passato che non rallenta il percorso in avanti, l'energia
verso il futuro del matto, anzi non se ne lascia proprio assolutamente influenzare. Il matto dunque rievoca un forte impulso di energia. Dovunque vada, egli porta con sé questo impulso. Ad esempio, se si dirige verso una carta, quindi la carta che sta dopo il matto, questa carta viene caricata dall'energia creativa del matto. Quindi è quello a cui tende il matto e ciò su cui verrà sperimentata questa energia creativa. Se invece il matto si allontana da una carta, quindi la carta che viene prima, che lo precede, significa che il matto sta abbandonando quella situazione per apportare forza ed energia ad un nuovo progetto, ad un nuovo progetto di lavoro, ad una nuova relazione, a qualsiasi cosa. Quindi rappresenta una fuga, una liberazione, che può essere una fuga emotiva, professionale, intellettuale, sessuale. Quindi per capire in quale direzione si stia muovendo il matto, bisogna necessariamente guardare la carta successiva al matto, verso cui si dirige in maniera assolutamente folle, rischiosa, leggera. Ma il matto è colui che cambia direzione all'improvviso, perché all'improvviso può cambiare la percezione che ha di sé. Lui agisce nel mondo evitando che gli si vengano imposte delle regole, delle coercizioni. Lui ama il cambiamento, lui odia i limiti, lui non vuole essere testimone passivo di se stesso. Il matto non si osserva, il matto non ragiona più di tanto, lui è attore allo stato puro, lui entra in azione. Nella vita del matto non esistono fondamentalmente limiti di spazio e tempo. Il matto è anche smemorato. Il matto non ricorda o non vuole ricordare il suo passato. Il matto non prevede fallimento, non prevede incidenti, errori di percorso. Il matto pensa di non sbagliare, di non poter sbagliare. Lui non pianifica, non ne ha bisogno. Lui agisce, punto e basta. Per lui esiste solo la sua azione e non teme di liberare il proprio istinto, per quanto possa essere a volte bieco, a volte anche primitivo. Il matto dunque non vive o rivive il passato. Lui vive solo quello che è il presente. Quelle che sono le energie che sente in quel momento sprigionare dentro di sé. Lui se ne lascia dominare, perché questo per lui è il compimento reale del suo sentirsi libero. Il matto non sarà mai un animale in gabbia. Un'altra interessante analisi proposta sempre da Jodorowsky è l'analisi dei colori di questi tarocchi. E in questo arcano sono presenti prevalentemente 5 colori: il rosa, il giallo, l'azzurro, il rosso e il verde. Il rosa carne è un colore specifico, che è il colore della carne umana, della carne viva, e quindi rievoca la vita presente. E che cosa si porta sulle spalle il matto? Proprio un fardello color rosa carne. Quindi il matto porta sulle sue spalle
quello che è il suo obiettivo di vita reale, cioè vivere il presente pienamente. Inoltre abbiamo anche il verde, che è ripetuto più volte nel suo vestito. Il verde è il colore vitale della natura, dell'esuberanza, della natura rigogliosa, viva. E questo sancisce il profondo legame che il matto ha con la madre terra, con l'esterno, quindi con ambienti aperti, con il suo desiderio di vagabondaggio, di vivere oltre i confini, calato pienamente nel mondo. Poi abbiamo il rosso del vestito, il rosso delle scarpe, il rosso del bastone. E in questo caso il rosso rappresenta chiaramente la parte più attiva della terra, quindi il fuoco. Il calore è l'attività energica, è l'attività sessuale, rappresenta anche in accezione negativa il pericolo, il rischio, rappresenta il sangue, rappresenta tutto ciò che è fortemente vivo, ma anche fortemente rischioso, pericoloso. Poi abbiamo il giallo che difatti è presente sul cappello del matto e rappresenta la luce dell'intelletto, la luce della coscienza, anche se però in accezione negativa può rappresentare l'aridità di pensiero, quindi una razionalità che a volte viene messa a rischio dal matto. Infine abbiamo un altro colore che compare ed è un azzurro chiaro. Noi sappiamo che il blu è il colore della ricezione per eccellenza, il colore del cielo, dell'oceano, l'attaccamento al padre, al Dio creatore. In realtà, però, come accezione negativa potrebbe essere proprio l'asfissia, l'immobilità, dice Jodorowsky. Perché? Perché il sangue, quando non viene purificato dall'ossigeno, diventa proprio azzurro, azzurrino, questo azzurro pallido. E guarda caso, di azzurro è proprio il cane, che, come abbiamo detto, potrebbe rappresentare un passato che tende ad asfissiare il matto, che potrebbe volerlo costringere a fermarsi, ad esistere, ma che poi in realtà non ce la fa, proprio perché il matto non dà importanza al passato. Il matto porta con sé il fardello del presente per muoversi verso un futuro che lui ha scelto in maniera totalmente personale, soggettiva, seguendo il proprio impulso interiore e non facendosi chiaramente fermare dal passato. Le parole chiave identificate infatti da Jodorowsky per dare una chiara cornice di significato al matto sono libertà, energia, viaggio, ricerca, origine, progredire, essenza, forza liberatrice, l'irrazionale, caos, fuga. E pazzia. Mentre per quanto riguarda le interpretazioni tradizionali che si danno a questa carta nelle letture tarologiche, grande viaggio, lungo cammino, la follia, vagabondaggi, l'inabilità, la fantasia sfrenata, la gioia di vivere, la liberazione.
il pellegrinaggio, l'essere senza fissa dimora, il mendicante sacro, il buffone, il giullare, il nomade o anche l'emigrante, il delirio, abbiamo parlato spesso di follia, il bisogno di agire, l'estrema vitalità, la libertà, l'idealismo, il profeta, il cammino verso l'evoluzione, il visionario, l'energia divina, l'apporto di energia se il matto si dirige verso una carta, quindi la carta verso cui è diretto il matto riceverà energia. Liberazione o fuga se si allontana da una carta. Lo abbiamo detto anche prima, la carta che precede il matto è l'ambiente, la persona, la condizione dal quale o dalla quale il matto sta scappando o si sta liberando. Ora vi mostrerò nei mazzi che io uso principalmente come viene indicata la figura del matto. Questi sono solo alcuni dei mazzi che ho, ma che io uso proprio perché hanno, secondo me, dei disegni estremamente evocativi. Il primo gruppo sono i tarocchi dell'opposizione, famosissimi, sicuramente saranno conosciuti da voi. Presentano nella parte alta l'aspetto positivo e i significati più positivi, diciamo, dell'arcano, nella parte bassa quelli che sono, diciamo, i lati ombra. Come ben vedete, nella parte alta è rappresentato il matto come questo ragazzo che procede spedito con il suo fardello, con questi abiti cangianti, li abbiamo già visti anche nei tarocchi di Marsiglia, con questa rosa che però lui lascia alle sue spalle. Quindi è come se tutto ciò che è bello, che è rigoglioso, in realtà venisse lasciato alle spalle dal matto, perché al matto non interessa. Lui si dirige sempre verso altre mete, anche se, nonostante, quello che lui lasci sia comunque qualcosa di molto, di grande valore, ma a lui non importa. Come lato ombra abbiamo un matto che rischia di cadere. Quindi tanto procede spedito, ma tanto, non curandosi dei rischi, li corre. E quindi rischia di cadere, di precipitare su un terreno che vedete molto diverso rispetto a quello sotto. Qui c'è un terreno molto più accidentato. Il bastone è diverso perché? Perché nel lato ombra si tende a sottolineare il fatto che il matto inaridisce qualsiasi forma di progetto, di viaggio, di organizzazione. Perché? Perché il matto è troppo imprevedibile, perché il matto è un irresponsabile, è un individuo un po' incosciente, è un irrazionale che asseconda solo i propri impulsi. Lui non teme nulla, ok? Però così facendo in realtà procede rischiando, mettendo a rischio se stesso e anche tutto ciò che ha costruito, inaridendo appunto il suo passato, il suo bagaglio di esperienze, che qui vedete com'è piccolo rispetto a quello nella parte, diciamo, positiva. La rosa difatti non compare, ok? Quindi spesso procede su terreni pericolosi, proprio perché agisce in maniera troppo impulsiva. Un altro mazzo davvero molto bello è questo, che sicuramente conoscerete, che sono i tarocchi della luce. Questi tarocchi rappresentano un matto come questa ragazza, anche lei sempre su un precipizio, con questo bastone, con questo gioiello in mano gigante,
che però rischia di far cadere, proprio perché si lascia andare quasi nel vuoto, oltre il precipizio. In questo mazzo il matto è rappresentato quindi in maniera assolutamente spensierata, libera, come qualcuno che vuole assaporare una nuova condizione di vita. In maniera forse più leggera rispetto ad esempio ai tarocchi dell'opposizione, ma comunque come un individuo che necessita della propria libertà a tutti i costi. Un altro mazzo molto conosciuto, che sono i viceversa tarot, vedono il matto come anche qui un individuo che sceglie la propria libertà. Vedete, lui abbandona una corona, quindi molto probabilmente un posto sicuro, un regno, magari era un re, un principe. Butta giù una coppa, non se ne cura. Lui va in giro vestito di poco, con il suo fardello, con questo bastone, con questo fiore in mano. Ma qui è indicato molto bene il significato del matto. Il matto, sia nei sentimenti che nel lavoro, nelle finanze, non tiene conto di ciò che ha, perché forse non ne dà valore, perché l'unica cosa a cui il matto dà valore sono i propri impulsi. Quando compare il matto in una stesa, in riferimento a una persona di cui voi chiedete, c'è da stare poco tranquilli, nel senso che il matto è una persona totalmente imprevedibile, che non curante anche del bel rapporto, ad esempio nei sentimenti, che si può essere creato, procede lungo altre strade, perché lui decide arbitrariamente che in quel momento è ora di cambiare, perché è stanco, perché è l'anticonformista per eccellenza. Nei sentimenti e ad esempio a fronte di un matrimonio, il matto non è il personaggio che si fa tante remore nel, ad esempio, abbandonare la compagna e nel mettere fine a un lungo matrimonio. Il matto è l'anticonformista, difatti spesso è identificato con il segno dell'acquario. È qualcuno che non si attacca a nulla, non si attacca a nessuno, non si attacca a questa corona, non si attacca alla coppa che probabilmente era piena ma che lui ha svuotato. Difatti poi, girando la carta, ecco qui il viceversa, quindi quello che c'è davanti al matto, quello che lui vede, ecco, è il cielo stellato. Vi ricordate come definiva il matto Jung? Lui non ha una dimora in questo mondo terreno, è uno spirito sognatore, è uno spirito libero, il cui mondo è lo spazio cosmico. Questo è lo spazio cosmico che lui ha davanti a sé. È un sognatore. Vedete la stella? Segue i propri sogni, i propri desideri. Un altro mazzo che io uso tantissimo sono gli African American Tarot. Questo lo uso prevalentemente proprio perché ci sono raffigurazioni fortemente evocative. Poi vi farò vedere tutti gli arcani maggiori e minori. Nel matto la rappresentazione è similare. Qui si dà molta importanza al volto, che è il volto di un folle, il volto della follia, di colui che agisce in maniera totalmente imprevista, colui che prende la vita forse con troppa allegria, con troppa vivacità, colui che arriva a dei livelli di, possiamo dire, di spensieratezza forse eccessivi,
quindi è la persona forse che può diventare folle, è la persona un po' superficiale, una persona troppo mutevole, una persona eccessiva in tutto. Vedete come alza in maniera scomposta e disordinata la gamba, no? Senza poi guardare dove sta mettendo il piede, perché lui sta guardando verso di noi, quindi potrebbe rischiare di cadere, ma a lui non importa. Sembra una persona banalmente ingenua, con questa corona di fiori in testa, un po' figlio dei fiori, cioè una figura che della vita vuole sapere poco, che non tiene conto, come dicevamo ieri, del passato. Perché non se ne lascia fermare. Un altro mazzo che uso tantissimo sono i Pagan Tarot, che rappresentano, secondo me, in maniera assolutamente eccellente il concetto junghiano di uso dei tarocchi, ripreso poi, abbiamo detto, da Jodorowsky. Perché? Perché i Pagan Tarot rappresentano il percorso di una strega Wicca che parte da una condizione di inconsapevolezza a una totale maturità e percorre quindi tutto il percorso degli arcani. Quindi sono i tarocchi che si avvicinano di più alla concezione di crescita evolutiva junghiana e di Jodorowsky. Difatti potete ben vedere che il matto è rappresentato da qualcuno che vaga, di nuovo riprendiamo il concetto di Jung, che non ha dimora in questo mondo ma la cui casa è nel cielo. Qui è accompagnato da un gatto, non magari dal solito cane o dalla scimmietta, in questo caso negli African Tarot, ma vedete che ha le braccia nella posizione tipica dei sonnambuli, cioè lui vaga senza una meta precisa, al buio, non se ne rende conto. L'ultimo mazzo che presento, anche questo è uno dei mazzi che utilizzo di più, sono i Gay Tarot, che sono davvero estremamente belli, al pari dei Pagan Tarot, perché ci sono immagini fortemente evocative. Ecco, qui il matto viene ripreso come concetto di vagabondaggio, quello che dicevamo per quanto riguarda le parole chiave di Jodorowsky. Colui che intraprende un viaggio, colui che segue la propria forza liberatrice, colui che è in perenne pellegrinaggio, l'essere senza fissa dimora, il nomade. Ma il nomade in cosa? Nomade nei sentimenti, non necessariamente il mendicante, cioè il nomade per quanto riguarda una sua posizione, un suo posto nel mondo. Il matto non ha un posto nel mondo, il matto prende, parte e va. Vedete, qui c'è questo ragazzo che sta facendo chiaramente l'autostop, con il suo fardello, il suo cagnolino sempre dietro, che rappresenta, abbiamo detto, la fedeltà a quello che viene lasciato, ma di cui il matto è assolutamente incurante. Il matto può cambiare direzione improvvisamente, ecco perché solitamente, come tempistiche nei tarocchi, il matto ha tempistiche un po' strane, veloci, che possono andare da un giorno, ok, proprio perché lui può cambiare improvvisamente, o addirittura entro un anno, può cambiare in una settimana, in 10 giorni, ma anche nell'arco di un anno all'improvviso il matto può prendere e scappare, andare via, cambiare direzione, fare qualcosa di avventato, ok? Quindi il matto ha sì delle connotazioni positive di
genialità anche, ad esempio, in ambito professionale. Il matto può avere quell'idea giusta che risolve magari un problema lavorativo. Il matto è comunque colui che ha una forte gioia di vivere, è l'anticonformista, non ha pregiudizi. È colui che vive di idealismo, però purtroppo ha anche molti lati negativi. Quindi è colui che non dà stabilità, non dà continuità, poiché all'improvviso, quando meno te lo aspetti, il matto cambia direzione.